ma abbiamo comunque grandissimi ospiti. Abbiamo Massimo Demola della Lazio, ciao Massimo, passato proprio dalla Sampa alla Lazio, ne parleremo anche di questo trasferimento. Poi abbiamo il portierone che sta dimostrando grandissimo nella Lazio, Piero Di Martino, ciao. Era. Piero, ben arrivato. Poi vestito come un nobile, sì, che sono appunto da nobile, è il nobile dell'Udinese, è il marcatore, è il mio Pusci. Buonasera. Ciao Ennio, parleremo anche dell'Udinese impegnata stasera contro la Roma, ma iniziamo dalla Lazio. In testa alla classifica, grandissimi numeri, tantissime marcature, anche ieri 7 gol al Bologna. Demola, come hai trovato l'ambiente Lazio, visto che sei arrivato da poco, da soli 2 mesi? Sono molto soddisfatto della nuova squadra, mi sto divertendo, posso esprimermi secondo le mie qualità e capacità di gioco. Questo viene fuori dal fatto che sto giocando titolare nella nuova squadra Lazio, insomma. Beh, sei contento, magari non ti impiegano tantissimo, però no, molto contento per quello che riesco a giocare, sì, sì, sono molto contento. Nella Sampdoria giocavi la prima volta in Molbo, io ho visto in attacco, adesso nella Lazio ti hanno spostato in difesa, dove ti trovi? Io nasco terzino fortificante, la Sampdoria purtroppo per necessità virtù di molto di gioco non si riusciva a far segnare, quindi mi ha mister Scattone mi ha spostato in avanti per dare un po' più di peso. Ho fatto 10 gol, però non, al di là di quello non si riusciva a quadrare il cerchio. Ecco. Vabbè, parleremo anche del tuo ex ambiente, continuiamo sulla Lazio. Pierino, stai dimostrando grandissime doti da portiere, le hai sempre avute, però voglio dire, ad una certa età fare quei gesti atletici in partite così importanti, salvare il risultato con squadre che vi inseguono, non è, diciamo, da tutti i portieri. Come mai tutta questa forza? Sto passando un periodo abbastanza buono, dopo, diciamo, aver avuto dei piccoli infortuni mi sono ripreso abbastanza bene. È un buon momento, certo il merito non è tutto mio, perché la squadra collabora, tutta la squadra collabora. Se la Lazio sta prima in classifica non è solo merito del portiere ma di tutta la squadra. È un bel gruppo, ci troviamo bene. Temi il ritorno di Racano? Temi il ritorno? Sì, sì, no, no, assolutamente. Io sono nato nella squadra come secondo portiere e non mi sono mai sentito titolare e visto che Racano si è ripreso, ha avuto un infortunio abbastanza lungo. Penso di averlo sostituito nel migliore dei modi, sono pronto a ritornare in panchina perché il mio posto è questo. Ho dato il mio contributo, sono soddisfatto del contributo che ho dato alla squadra. Mi dirai come la pensi anche sulla Lazio, sull'organico? Passiamo un po' all'Udinese, una squadra che punta alla Coppa UEFA, visto che lo scudetto è volato un po' da tempo, punta alla Coppa UEFA ma anche altri obiettivi. Adesso io non voglio dire un po' le solite cose che dicono sui giornali, Ennio Ambrosci insegue sempre il marcatore, però poi è vero. In realtà io gioco per la squadra, perché la squadra ha bisogno di un gioco corale e poi viene finalizzato da me, ma casualmente, guarda, io non cerco di primeggiare la classifica canonica, assolutamente. Il mio obiettivo è quello di far vincere la squadra, di partecipare al gioco corale della squadra. Gli obiettivi, tu dici Coppa UEFA, io credo che l'Udinese sia una squadra che se non avesse perso punti all'inizio del campionato adesso ci sarebbe in una situazione molto migliore in classifica. Considerando che noi abbiamo battuto quasi tutte le squadre che ci precedono, tranne la Lazio e la Fiorentina, che io reputo le squadre più forti del campionato. Le uniche insomma, di sopra di tutte le altre. I tifosi ti hanno contestato per parecchie giornate, accusando il fatto che sotto rete non sei sempre cinico, troppe occasioni sprecate. Tu però li hai, diciamo, stupiti con 7 gol, se non sbaglio, in 2 giornate. Certo, con Bologna, non mi ricordo. Con Torino, se non sbaglio. Sì, sì, 3 gol nell'ultima partita. Vabbè, ripeto, non è il mio obiettivo fare gol. L'importante è che ti cresce il naso. L'importante è che la squadra vinca, l'importante è che la squadra esprima un gioco corale, un bel gioco. È chiaro che se, essendo l'unica punta vera della squadra, sono colui che va a finalizzare le azioni di gioco. Poi la posizione anche se più granieri è quella che è, merito credo quella posizione in cui mi trovo, considerando che non ho mai battuto un calcio di rigore, sono tutte azioni.
passione, quindi. È vero che sei fumai dipendente, dico anche questo. Non è assolutamente vero. Se tu vai a vedere la classifica assist di fumai, cioè su 43 gol che ho fatto, forse una decina allora. Vabbè, poi allora, comunque indagheremo. Passiamo alla Lazio. Se siete venuti in classifica perché avete battuto le grandi, avete fatto un cammino grandissimo, avete battuto la Fiorentina. Cosa ricordi di quella partita contro la Fiorentina? Contro la Fiorentina abbiamo fatto una partita, diciamo, quasi impeccabile. Abbiamo preso un gran gol da Romano. Di Romano, un gran gol. Non potevamo far niente, ma per il resto abbiamo coperto bene un campo e siamo andati in gol 3 volte, perché abbiamo vinto 3-1. Diciamo che nel finale ho salvato il risultato con 3 interventi, e il portiere sta in porta per parare. E giusto, risposta pronta. Demola, non tutti i giocatori sono d'accordo con le sostituzioni, tu magari sei quello che digerisce meglio, d'accordissimo con mister Romano sui due campi? Assolutamente. È giusto sostituire tutti, nel senso non si deve arrabbiare nessuno, o forse qualcuno mi deve stare più in campo? No, io dico che la Lazio è una squadra con ragazzi intelligenti, quindi quando ci sono le sostituzioni il mister lo fa per bene della squadra e fortunatamente i ragazzi lo capiscono. Parliamo un po' di passato, nella Sampdoria non ti è andata tanto bene, magari l'organico, forse di discrezio con l'allenatore? Scherzi con l'allenatore, e diciamo che il gioco non andava. Ci si impegnava. Tu sei nato per vincere o per il bel gioco? Questa è una domanda che mi hanno chiesto da casa. Che tutti comincino a giocare qualsiasi partita, competizione per divertirsi, poi la vedono in mandando. Quindi quando poi vedi che giochi contro squadre senza nulla togliere agli avversari, però al di sotto della possibilità della Sampdoria e perdi in malo modo, alla fine dici, per uno sanguigno come me non mi andava, insomma, ho detto io vorrei giocare per vincere. Fortunatamente la Lazio mi ha dato questa possibilità. A Bruce giocare domani la Lazio, accetterebbe un contratto dal presidente Pierpaolo Bruce? Mi sembra molto difficile, visto che sono il capitano. Costa troppo a Bruce. Sono il capitano della bella squadra, mi sento partecipe di questa compagine che sta facendo molto bene e potrebbe migliorare, stiamo investendo tantissimo sul futuro. Volevo chiedere, è vero che la Peroni sarà il prossimo nostro sponsor, visto il consumo di birre tra fumai e girone? Sì, è il principale azionista dell'Udinese, quindi sarà sicuramente il prossimo sponsor. Presidente di Vizia Parecchio, sotto i cene. Abbiamo uno dei migliori presidenti, sicuramente se non il migliore di tutta la serie. Qualcuno lo paragona a Moratti? Assolutamente, io non vorrei che fosse paragonato a Moratti perché non ho una grande stima di Moratti. Non c'è petrolio, cioè. Mentre una grande stima del mio presidente, che è peraltro un carissimo amico. Quindi abbiamo messo su questa bella squadra, adesso stiamo tirando fuori dal vivaio anche qualche giocatore, il piccolo Fumai. Stiamo progettando per il futuro e cresceremo. De Mola, chi vince il campionato? Naturalmente la Lazio. Vabbè, di parte, però non ti vede nessuno, la Fiorentina mi segue, sta dietro. No, la Fiorentina è un avversario molto temibile. Vedo anche il Napoli che può. Ma è molto lontano, troppi punti. Però le partite non sono più fatte. Anche la più insignificante può rendersi pericolosa. Ricordiamo il pareggio con Napoli all'andata, tu non c'eri, pareggiarono proprio con 4 gol in finale. Chi vince il campionato, vero? Per me è normale che vince la Lazio, le squadre più temibili, come ha detto l'amico, e la Fiorentina. Io temo anche un buon ritorno del Catania.